Stani Verde, abbiamo ascoltato questo lungo intervento abbastanza importante in consiglio comunale, lavori pubblici, appalti, gestione dei lavori approssimativi, disagi sui cittadini, un appalto che è quello che ferisce di più il turismo e comunque la cittadina di Forio, che viene prestata e vessata dal Carro Gru, l'unico comune dell'isola che infligge oltre alla multa anche il prelievo forzoso. Gli altri comuni soltanto in alcuni casi chiamano il carro attrezzi, invece Forio ha scelto di gestire i fondi in maniera diversa, un bilancio di diversi milioni di euro, ma noi sappiamo che per esempio il primo mezzo milione se ne va per la speranza di avere un paese più pulito, più ordinato, ma che poi nella realtà è solo una speranza. Allora, partendo dal carro attrezzi, è una cosa incredibile, un business si sono inventati, un business per pochi naturalmente, a discapito dei cittadini, che con numeri da capogiro. Purtroppo qui veramente le persone ormai hanno una fobia, hanno paura di lasciare la macchina perché è incredibile, il carro attrezzi è pronto a portartela via con cifre esorbitanti. Poi andiamo a vedere quanto resta nelle casse dei comuni, del comune: zero. Il comune, di quei 200 euro che vengono richiesti, di quel salasso che viene fatto al cittadino e ai turisti, il comune di Forio non percepisce neanche un euro e per di più paga anche l'area di sosta dei mezzi di chi fa il business alle spalle dei foriani e dei turisti. Una vergogna incredibile, assoluta. Quanto riguarda invece i tanti soldi che entrano, ho parlato della tassa di soggiorno, l'amministrazione del Deo ha gestito solo per quanto riguarda la tassa di soggiorno circa 15 milioni di euro. A fronte di questo abbiamo un paese che non sembra un paese, non un paese turistico, non sembra proprio un paese civile. Basta girarsi un po' dappertutto e vedere il lungomare, non parliamo di Panza. Panza purtroppo è diventata una periferia, Panza è diventato un paese fantasma, perché se andiamo lì di sera purtroppo l'abbandono dell'amministrazione ha portato a questo. E se ci facciamo un giro per le strade troviamo immondizia dappertutto, buche. Una situazione veramente imbarazzante che ci fa rabbia. Questo consiglio comunale che continua, e con Stani Verde continuiamo ad analizzare quelli che sono i punti. Un bilancio bocciato dalla minoranza perché senza programmazione, perché serve soltanto a tenere in ordine, secondo loro, gli atti ufficiali, però che non spiega effetti positivi sul territorio. Assolutamente no, non ci sono effetti positivi di tutti questi milioni, di questa valanga di milioni di euro che vengono spesi. Verde pubblico, raccolta rifiuti, strade, non funziona niente nel comune di Forio, a fronte di servizi che costano milioni e milioni di euro. A Forio abbiamo i servizi che, se vengono paragonati ad altre realtà turistiche, sono i più alti in Italia, e però i risultati sono sotto gli occhi di tutti: strade dissestate, spiagge sporche, territorio sporco, verde pubblico che veramente fa pena, ed è triste vedere le potenzialità del nostro territorio mortificate dalla negligenza e dall'approssimazione con cui questa amministrazione affronta i problemi del paese. Un attacco duro che hai fatto è stato quello circa i lavori della pluviale di Panza, una storia infinita tra contenziosi e vari altri problemi, che però oggi, dopo 9 anni, spiega dei problemi veri ai cittadini di Forio con semafori, polvere, certo, traffico. Abbiamo dovuto aspettare 9 anni per dimostrare all'amministrazione e alla gente che l'opposizione aveva ragione, che quando gridavamo allo scandalo di quei lavori non stavamo abbaiando alla luna. Grazie all'intervento dell'opposizione, la ditta che stava facendo quei lavori nel 2015, se non ricordo male, non ha percepito tutte le somme di cui aveva fatto richiesta, è stato bloccato circa 1 milione di euro, e con quei soldi
si sperava di poter mettere una pezza a parte dei problemi che con quei lavori avevano causato, perché il paradosso è quello: un lavoro che avrebbe dovuto risolvere un problema atavico, quello della reggimentazione delle acque da Panza fino a Forio, quel lavoro è diventato una cosa negativa, è diventato un aggravarsi del problema, perché oltre ad allagarci oggi abbiamo anche il problema del dissesto del manto stradale, che alle prime piogge cede completamente. Ho fatto una riflessione politica che in qualche modo tocca dal vivo più di un consigliere comunale, che oggi forse garantisce a Francesco Del Deo l'approvazione degli atti obbligatori per andare avanti, quello delle assunzioni. Posto fisso. Del posto fisso, raccontavi un po' qual era la motivazione, ma sappiamo anche che la crisi di maggioranza è rientrata grazie a qualche scorrimento. Allora, io sono convinto di questo, l'ho detto in consiglio comunale. Non si deve offendere nessuno, perché purtroppo hanno fatto la corsa al posto fisso tutti i figli di parenti, affini, figli, mogli di amministratori pubblici. Per me è una vergogna assoluta che in Italia forse non si è mai vista da nessuna parte. Il 90% degli assunti sono direttamente collegabili ad amministratori pubblici. Prima, in passato, mi dicevano che quando c'era la Democrazia Cristiana si vincevano le elezioni dando il posto fisso agli elettori. Adesso è una nuova evoluzione della Democrazia Cristiana, adesso si assumono da soli. E ho spiegato anche un'altra cosa, ho capito perché stanno facendo la corsa all'assunzione al posto fisso. Perché per come stanno distruggendo il territorio, ci sarà veramente poco da sperare per le nuove generazioni. Gli altri stanno scappando a lavorare all'estero, i figli delle persone come noi, che magari sono oneste e che sono onesti lavoratori, i figli di restano a casa col posto fisso. E abbiamo, diciamo, una parentesi politica. Tra un anno si vota, hai visto un po' il comune di Ischia, dove le opposizioni sono naufragate, anche a Barano, dove è rimasta solo Maria Grazia Di Scala, mentre a Forio l'opposizione è più che viva. Noi siamo vivi perché siamo mossi da un sentimento di amore per il territorio e anche di rabbia. Ho spiegato prima che a volte ci arrabbiamo anche in consiglio comunale, perché è come se uno toccasse la tua famiglia. Immaginate un attimo di vedere la famiglia in pericolo, penso che anche il più mansueto diventerebbe un leone per difendere la propria famiglia. E noi, quando vediamo martoriato il nostro territorio, ci arrabbiamo per difendere, per trovare la forza per andare avanti, per le motivazioni per difendere il nostro territorio. E è triste vedere il nostro paese ridotto in questo stato, però non molliamo, faremo l'opposizione per quest'altro anno e stiamo vedendo la fine, la luce in fondo al tunnel, perché ormai dopo tanti tanti anni, dal 1976 è arrivata la loro fine politica. L'anno prossimo dovranno liberare per forza di cose gli scranni che oggi indegnamente occupano, e può darsi che il paese ritornerà non a poche famiglie, ma a tutti i foriani.